bentornati in questo nuovo video. Allora, sono già quasi le 2, quindi ho già pranzato, inizio a parlare un po' dopo perché insomma stamattina ho cercato di fare un po' in fretta un sacco di cose e dopo colazione ho lavato i bagni e, che di solito li lavo nel weekend, insomma nei primi giorni della settimana, poi mi sono allenata e poi insomma ho dovuto tutto chiamare per la questione del tirocinio, cioè non chiamare, comunque comunicare che finalmente mi hanno accettato insomma la cosa, però poi devo far firmare, poi devo mandare chissà quando, insomma inizierò, non so, questa settimana, si spera nella prossima. Io avevo già speranza di aver iniziato questa settimana, ma vabbè, come vi ho detto nel video scorso, speravo insomma di aver già iniziato e nulla. E nella colazione ho usato un nuovo prodotto di NetBody che mi ha spedito ed è l'avena al pistacchio della BPR Nutrition. L'avevo già provata ma ho aspettato questo video per parlarvene proprio ufficialmente. Allora, io non amo particolarmente il pistacchio, quindi se tipo vedete la stessa recensione di Nicole su questa avena, dice che è la cosa più buona del mondo. Per me no. Però vabbè, la userò, non so, per fare dei dolci, dei pancake, e quindi cioè, andrà benissimo, non c'è alcun problema. Per chi è amante del pistacchio la consiglio, e per chi non lo è tanto come me consiglio altri gusti. Infatti poi chiederò insomma a NetBody che magari altri gusti da provare. Vorrei provare anche i gusti salati di queste avene, e poi il gusto cocco ce l'ha Nicole, quindi giovedì vado da lei, andrò da lei a dormire, e vabbè, tanto voi avrete già visto, cioè voi vedrete il video dopo, e volevo provare insomma da lei quella al gusto cocco, così se è buona la chiedo, così farò delle ricette anche con quella lì. E poi vabbè, ci sono tantissimi gusti che magari non trovate subito sul sito, ma dovranno insomma un po' aggiornare. Comunque, come avete visto, ho fatto una base di cioccolato che è la Go Nuts. Questa qua sta finendo, cioè guardate. E è stata proprio un'ottima scelta fare la base così, perché poi si è tutta sciolta col calore del, cioè è già sciolta, però si è resa ancora più liquida col calore del porridge, e era veramente buona. Come avete visto, ho fatto la crema di albumi, ho usato 130 ml di albumi e circa 150 di acqua, e ho aggiunto la curcuma per dargli colore, e poi ho aggiunto un pochino di stevia, come avete visto, e ho mescolato. Bisogna mescolare tutto il tempo, e non sono riuscita a mangiarla tutta perché comunque, cioè, la quantità è la mia, 130-150 di albume, però aggiunta con l'acqua, mescolata così, fa molto volume, come avete visto, quindi non riesco mai a mangiarla tutta, quindi l'ho tenuta. Adesso ci preparo la merenda da portare, che vado al bar del mio ragazzo a studiare. E allora, come merenda, e intanto che io parlo vi lascio già qui le immagini di come farò la merenda. Volevo fare un Weetabix bagnato un po' nel caffè o nel latte, adesso vedo, e poi metterci uno strato di yogurt e lo strato finale di quell'albume, così concludo le proteine, e poi dopo un po' di frutta, tipo non so, un po' di pera ci starebbe, però la voglio bella succosa. E quindi niente, questa sarà la mia merenda. E il pranzo, ritorno indietro, come avete visto ho usato le tagliatelle della, sempre su NetBody, e sono queste qua. Adesso qua vi faccio andare delle immagini riguardo agli ingredienti e i valori nutrizionali, che comunque sono ottimi, come tutta la pasta di questa linea NutriWell mi piacciono molto. Io, come dico sempre, le uso al massimo una volta a settimana queste paste qua proteiche in sostituzione, così, cioè diciamo così, ho 2 in 1, sia la parte dei carboidrati sia la parte proteica. Dei carboidrati è un pochino inferiore, quindi magari infatti ho mangiato del pane, ho fatto la scarpetta col sugo, buonissimo. E io smaggio più sempre il pane dopo pranzo. Comunque sì, la consiglio nel caso siate come me, che io ho bisogno di cambiare sempre tutte le fonti proteiche tutti i giorni, e mi piace appunto come altra alternativa a questa pasta. E il formato tagliatelle e il formato spaghetti sono quelli migliori, sono quelli che sembrano più simili alla pasta classica, perché comunque lo ammetto benissimo che non è come la pasta normale, però cioè è veramente un buon combo, cioè a me è piaciuta tantissimo. Oggi me la sono proprio gustata, l'ho fatta con sugo al pomodoro, col condimento di spezie che vi ho fatto vedere, ho messo un pochino, e un po' di funghi che aveva cotto mia mamma, e olio e parmigiano, ed è stata favolosa. L'unica cosa che ho notato che non si è divisa bene, sono rimasti un po' di grumi di pasta, dove appunto si sentiva che era un pochino più durina, però personalmente a me piace, per esempio, come anche quando i tortellini rimangono un po' durini e non sono tutti spappolati, mi piace di più. Oppure la pasta, comunque le orecchiette che devono rimanere un po' durine, o gnocchetti sardi. Quindi a me è proprio piaciuta anche questa cosa, che sono rimasti un po' di pezzi di pasta attaccati. Quindi vabbè, questione di gusti. Io ho fatto comunque 70 grammi di tagliatelle e mi hanno apportato, direi, 20 grammi di proteine e 15-16 di carboidrati, che poi ho raggiunto la mia soglia di carboidrati a pranzo smangiucchiando del pane. Comunque questi sono i prodotti che vi ho fatto vedere in questo video, e ci tenevo a aprire un attimo una parentesi, perché proprio stamattina ha scritto una ragazza commentando la mia colazione, quella di oggi, dicendo che sono diventata come tutte le altre, che sponsorizzo a manetta in ogni post e bla bla bla, tutte quelle cose lì. E la mia risposta è stata: sì, però se scrivevo questo della Molina Bianca, questo della Coop, magari non mi dicevate nulla. Quindi sì, io cerco di non essere troppo, di non presentarvi sempre prodotti. Io infatti non scrivo quasi mai scrivete codice promozionale Chiara94, perché comunque anch'io quando vedo nei post delle ragazze sempre codice promozionale, codice sconto, bla ta 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 ta, è un po' fastidioso. Infatti io cerco di essere il meno invadente possibile presentandovi i prodotti. Infatti quando faccio le foto non metto mai di fianco, tipo nella colazione di stamattina non ho messo di fianco questo pacco, solamente nella descrizione ho detto cosa ho usato, perché poi me lo chiedete, e vi dico sempre che è su NetBody, perché comunque è lì che lo compro. E lo ribadisco perché comunque mi viene sempre chiesto. Però ecco, cerco alla fine solo nella colazione e qualche volta nel pranzo vedete dei prodotti di NetBody. La cena direi quasi mai. E comunque si tratta di un post barra 2 al giorno, dove comunque vi faccio vedere qualche prodotto. Oppure delle volte nella merenda, come vabbè, ieri ho messo un biscotto, sempre che trovate su NetBody. E però non è che ho messo codice promozionale ta 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 ta, no, forse l'ho messo lì, però ecco, cerco di non metterlo troppo spesso. Però ovviamente a me conviene farvelo sapere, quindi cerco di metterlo in certe situazioni e in altre no, sempre per non essere troppo. Tipo anche qua io non vi metto sempre codice promozionale, lo lascio in info box. Ora invece ve lo dico, così imparate. Quando vi registrate NetBody dovete inserire nel promo code Chiara94 tutto maiuscolo. Vabbè, ovviamente, cioè io facendo questo hobby della youtuber ho scoperto che comunque per crescere, per guadagnarci qualcosa, bisogna, cioè con solo YouTube non si riesce magari a tirar su tanti soldi, ma aiutandosi con le collaborazioni. In questo caso io ho conosciuto NetBody quando ancora nessuno lo conosceva, e ho deciso di credere a lui, e lui ha creduto in me. Ero la sua prima youtuber e quindi ha puntato tutto su di me, e ora che c'è anche Smartis siamo in due, lei comunque ha più seguaci, cioè ora ho visto che NetBody ha preso molto piede e ho visto che si stanno registrando e anche affiliando, diventando promoter, molte ragazze che so che mi seguono. Quindi diciamo che comunque è un vantaggio un po' per noi che facciamo i video, queste collaborazioni, perché riceviamo cose gratuitamente o scontate. E cosa vi devo dire? Fate tutte le youtuber, così potete avere qualcosa di gratuito anche voi. Vabbè, però sì, il troppo stroppia un po' ci sta. Io cerco, come vi ho appena detto, di non esagerare, però chiudi. Cerco di non esagerare, però vi presento comunque dei prodotti che a me comunque piacciono. Come vi ho detto, quella del pistacchio non mi piace, ma perché a me non piace molto il pistacchio. Cioè, per carità, la colazione che ho fatto stamattina mi è piaciuta perché ho creato un mix di sapori, la crema di albume e il cioccolato sotto, un po' di farina, la farina di pistacchio mi piace, un po' di banana. Ho creato un mix di sapori che mi è andata a coprire un po' la vena al pistacchio. Se avessi mangiato solo porridge con tutta quella avena lì, senza mischiarla con l'avena naturale, non mi sarebbe piaciuto. Quindi insomma, per chi magari non è molto amante come me del pistacchio, non compratela, perché comunque non ne vale, è un chilo così. Se invece comunque vi piace, prendetela assolutamente. E invece la cioccolata, vabbè, questa qui prendetela, questa qui è fantastica, questa è proprio... Cioè io, quando NetBody mi dice vuoi provare questi prodotti, io guardo prima la tabella nutrizionale, gli ingredienti e basta, cos'altro devo guardare? Niente. Il rapporto anche del prezzo e di quanto contenuto c'è. Perché comunque è quello che mi interessa, cioè non mi invierebbero mai gli sciroppi che io, cioè lo sanno benissimo che a me non piacciono quei sciroppi 0 calorie, e cioè, ci sono anche gusti formaggio, barbe, più che poi a qualcuno piace, però loro lo sanno e non mi invierebbero mai quelle cose lì. Quindi cioè io faccio una scelta sui prodotti che proprio è una scelta consapevole, e ve li faccio vedere anche perché so che anche voi apprezzereste il fatto che ci sono pochi ingredienti, che sono ingredienti abbastanza buoni, e quindi questo è quello che voglio dire. E infatti questa è una risposta un po' a quella ragazza, perché so che comunque magari altre ragazze lo hanno pensato, e non mi sto giustificando, non sto facendo la vittima o altre cose, volevo solo dare una motivazione perché capisco quello che ha inteso quella ragazza, cioè lo vedo anch'io che ormai molte ragazze di YouTube fanno così, è tutto solo una sponsorizzazione, però da un certo punto di vista le capisco, perché fa sempre comodo avere dei prodotti inviati gratuitamente, però sta lì tracciare una linea di confine tra le due cose, quindi tra il ricevere prodotti gratuitamente ma sponsorizzare anche prodotti validi e buoni, e anche il rapporto col prezzo, perché sì, ok, uno dice ma bisogna spendere per avere dei prodotti buoni, io spendo soldi perché sono prodotti validi, se non spendo soldi nella salute dove li spendo? Ok, però sappiamo benissimo che possiamo andare a trovare magari gli stessi prodotti di una buonissima qualità, forse anche migliore, nel negozio sotto casa, oppure insomma a un prezzo inferiore. Quindi bisogna anche spesso pensare che i prezzi sono alti per il brand, per la pubblicità che sta avendo, perché sta andando di moda, e quindi i prezzi sono una conseguenza. Se fosse magari un brand poco conosciuto, magari i prezzi sarebbero diversi. Vabbè, e comunque adesso riferimenti puramente casuali. Non è che voglio dire che io accetto collaborazioni con prodotti in cui credo, e comunque quando vedo che i prezzi non sono esorbitanti, perché io magari li ricevo gratuitamente o a un prezzo molto inferiore, però voi li pagate al prezzo pieno, comunque con un piccolo codice sconto. Però ecco, solo quello che voglio dire è questo: i prodotti che vi presento sono prodotti che mi piacciono veramente tanto, comunque cercherò sempre di non essere troppo invadente presentandovi prodotti, codice sconto qua, codice là, perché quello che mi interessa è comunque farvi una recensione dei prodotti che mi sono piaciuti. Per adesso più o meno mi è piaciuto tutto, a parte quello al pistacchio. Stasera avremo gente a cena e mia mamma ha preparato il mondo. Pizza con sopra di tutto e di più, no, mia mamma fa la pizza in casa, prima o poi la ricetta ve la darò. Ma io lo sgarro ce l'ho sabato, credo in un ristorante che non vedo l'ora di ritornarci, costa un po' però ne vale veramente tanto la pena, perché è di Bologna, si chiama Cucina Leopardi ed è in una traversa di via Marconi. È un posto dove puoi scegliere un menù vegetariano, di pesce o di carne, e poi gli dici le intolleranze che hai o allergie, poi non sai più niente, ti cucinano tutto loro, e quindi non sai che portate arrivano, però mi era piaciuto tantissimo anche al mio ragazzo. Quindi insomma, dicevo che stasera resterò nel mio piano, però con golosità, perché non voglio che poi mi venga voglia di stuzzicare la pizza. Mi farò, credo, un couscous con un po' di verdure e la mozzarella filante. Ho preso la mozzarella della linea Oggi Puoi, che già non mi piace. Oggi Puoi, perché cosa vuol dire? Non è che se ha dei grassi in meno oggi puoi, vabbè, non mi piacciono certe frasi, certi nomi, vabbè. Però insomma l'ho presa, non costava tanto, e qualche volta la mozzarella la mangio, però appunto prendo quella con meno grassi perché preferisco attingere a fonti di grassi, per esempio come l'olio d'oliva o comunque la frutta secca o il parmigiano, quello mi piace molto di più, e anche perché quando prendo formaggi molto grassi sto un po' male. Per esempio sabato scorso ho preso la pizza con sopra il fior di latte e vabbè, eravamo fuori, ho dovuto aspettare un'ora prima di arrivare a casa, ma quando sono arrivata, ciao, in bagno proprio. quindi è anche per quello che non prendo formaggi molto grassi perché tendo poi a non sopportarli bene. Comunque ora basta parlare, quanto ho parlato? 15 minuti, merda, 15 minuti, vediamo come ritaglio, vabbè, e nulla, non parlo più, e noi ci vediamo al prossimo video. Io non lo dico mai, ma se volete iscrivetevi e lasciate un mi piace, e questo mi sostiene, e se lasciate un commento anche, e quello mi sostiene ancora di più. Quindi niente, fate quello che volete. Un bacio, ciao ciao!